Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi nuovo video try on haul multibrand. Infatti oggi vedremo diversi articoli tra accessori, vestiti, in questo caso anche make-up, scarpe, insomma chi più ne ha più ne metta. Vabbè, iniziamo subito così non ci perdiamo in chiacchiere. Ovviamente inutile dirvi che tutti questi capi che vi mostrerò, capi, accessori, sono perfetti per questo autunno, inverno e non solo. Possono essere utilizzati anche durante tutto il corso dell'anno. Vi voglio anche dire che magari l'avete visto sul titolo, non so, nella copertina, che a fine video terminerò con un mega pacco luxury, cioè mega pacco perché è grande, ma si tratta all'interno di un solo prodotto e niente. Quindi alla fine del video poi vi lascerò, ecco, anche una parte luxury. Prima però di iniziare e lasciare il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un piccolo like, un video, trovare su Instagram come Raderick e su TikTok come Raderick con due O finali. Iniziamo! Iniziare con le scarpe e soprattutto queste. Il brand si chiama Vivaya ed è un brand super eco-friendly, conosciuto anche dalle celebrities quali Emma Roberts, anche Selena Gomez e tante altre. Se volete potete andarla a vedere anche nella loro pagina Instagram, nelle storie in evidenza c'è una sezione proprio per le celebrities in cui hanno appunto indossato le loro scarpe. Sì, perché è un brand di scarpe di alto comfort. Oltre ad essere proprio un brand sostenibile, perché tutti i loro prodotti vengono fatti, nel frattempo lo vado ad aprire, da plastica, da bottiglie di plastica riciclate, quindi super eco-friendly. E vi voglio mostrare le prime paia di scarpe che ho preso, perché ne ho prese due e sono loro, sono degli stivaletti che si abbinano perfettamente alla mia maglia e sono perfettamente autunnali. Ve le mostro più da vicino. Come potete vedere, sono scarpe classiche che non vanno a svanire nel tempo perché non seguono le mode, ma sono delle scarpe senza tempo. C'è anche il loro piccolo loghetto qui e le caratteristiche proprio delle loro scarpe ne sono tre. Ad esempio, proprio per questo modello abbiamo, anzi tutte le loro scarpe sono idrorepellenti, cioè questo tessuto che voi vedete qui è idrorepellente, quindi perfetto anche per i giorni di pioggia perché non va ad assorbire l'acqua. Quindi allo stesso tempo, se volete vestirvi carini anche quando piove, ecco, sono loro perfette. Ci sono tutte, anzi vi consiglio di andare a sbirciare proprio il loro sito che vi lascio sempre in info box, perché trovo che fanno delle scarpe eccezionali, appunto senza età, vanno bene sia per chi magari è più giovane, chi magari ha l'età un po' più avanzata, ma non solo, perché se io ora ho queste scarpe fra 10-20 anni non andranno mai fuori moda e le posso continuare ad utilizzare. Ce ne sono ovviamente anche di diversi colori e oltre appunto alla particolarità di essere idrorepellente e anche il tessuto è bello stretchy, ma senza che va a segnare, ecco, in questo caso la caviglia o la parte bassa del polpaccio. L'altra caratteristica è proprio la suola, che come potete vedere è tutta quanta particolare, e anche per quanto riguarda l'interno si vede che è particolare. La soletta si chiama proprio V-Pro Walk Solet perché ha proprio una tecnologia all'interno. All'interno incorpora una serie di materiali e tecnologie come una soletta imbottita e a nido d'ape, un'intersuola a doppia densità, un cuscino per l'avampiede e una suola iperflessibile. Veramente, quando proverete, anzi vi consiglio anche di provarle, perché sono super 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 morbide proprio tutte le loro calzature, in quanto appunto hanno questa soletta da loro progettata super morbida, vi dà proprio il comfort, vi rilascia comfort. Immaginate le scarpe più comode che voi avete, loro sono ancora più comode, anche se hai il tacco non dà assolutamente fastidio. All'interno appunto proprio questo cuscinetto bello morbido che vi coccola anche mentre camminate, mentre ce li avete
su. La suola è anche antiscivolo, come potete notare da questi tagli, quindi perfette proprio per i giorni di pioggia. E in più proprio il taglio dell'arco del piede del ponte non vi darà assolutamente fastidio, perché è proprio progettato per seguire al meglio la forma del vostro piede e darvi, come vi dicevo, quella sensazione di comfort. Anche quindi nelle giornate più impegnative loro saranno il vostro alleato, perché oltre a farvi risultare magari sia più alte per il tacco, sia magari più eleganti, non vi toglierà neanche il comfort. Io le ho prese nella taglia 40, in realtà degli stivaletti prendo sempre una taglia in più rispetto alla mia, anche se 39, ma vi consiglio anche il vostro numero 39. Io lo faccio per una questione, perché voglio il mio piede bello libero, non lo voglio stretto nella scarpa, ma avrei potuto prendere benissimo il numero 39. Il tacco non è neanche alto, infatti misura 65 mm, quindi 6,5 cm. Come vi dicevo, abbiamo un secondo paio di scarpe che sono proprio loro. Come potete vedere, lo scatolo è più piccolino perché si tratta di un paio di mocassini, anche questi in diversi colori disponibili, e si parla di questi mocassini burgundy, anche loro perfetti per questa stagione. Anche per quanto riguarda il colore, appena l'ho visto questo colore ho detto no, io lo devo prendere, perché cioè è il colore della stagione insieme al cioccolato. Ecco perché ho scelto questi due colori e queste due tipologie, e l'ho scelta così a mocassino perché vanno bene per tutti quegli outfit eleganti, ma senza impegno. Il mocassino fa sempre la sua figura. Nella fascia qui centrale anche il loghetto, questa volta però in metallo argento, in hardware argento. Anche loro li ho presi nella taglia 40, anche qui avrei potuto prendere un 39, anzi se volete che calzino proprio giuste prendete il vostro numero, perché mi vanno leggermente larghine, ma questo è stato un mio sbaglio. Non vi preoccupate, metterò giusto una ovattina un po' dentro e mi andranno perfette, non scivolano, le ho già provate ovviamente. Vi mostro all'interno meglio, come vi dicevo, la soletta V-Pro, che ha questa forma nido d'ape nella parte interna. All'interno c'è proprio un'imbottitura anche di 4 mm. Anche loro, proprio come tutte le calzature Vivaia, sono super super confortevoli. Anche loro idrorepellenti e con il sostegno per l'arco del piede fatto proprio ad hoc, così che appunto vi sentite super super confortevoli con loro addosso. Anche loro sono perfette per le giornate di pioggia, sia per questa suola carro armato, diciamo, sia per il fatto che sono idrorepellenti, quindi non vi bagnate i piedi, non sentite l'umidità, e secondo me sono proprio perfette per qualsiasi occasione, sia con i jeans ma anche con completo magari sempre burgundy o altri, anche con il marrone, con il grigio vanno benissimo, anche con gonne, magari mettete le calze un po' più lunghe che fuoriescono appunto dal mocassino, con un bell'orlo, secondo me fanno proprio la loro figura. Ovviamente vi lascerò il link sia di queste due paia di scarpe in info box, come anche nell'info box vi lascerò il codice sconto anche qui sopra impressione, e in più il sito, ecco, di Vivaia. E fidatevi, vi lascio anche l'Instagram, andate a vedere le loro scarpe, sono la cosa più comoda del mondo, oltre ad essere sostenibili, eco-friendly e anche idrorepellenti, cosa fondamentale che molte scarpe non hanno, e vi trapanano i piedi quando piove, ecco, l'acqua penetra tutta quanta quando piove. Continuando con gli accessori, abbiamo loro, che sono un paio di occhiali che ora vi mostro. Il brand si chiama Tijin, io lo chiamo, lo pronuncio, e all'interno ci sono questi occhiali che vi mostro. Vi dico già che c'è anche il ricambio per quanto riguarda i naselli, e più c'è anche una pezzolina all'interno. È una nuova collezione del brand. Questa, diciamo, è la custodia esterna, e voilà, io li ho presi così da sole. Sono occhiali super leggeri, quindi per chi ha problemi, ad esempio a mia madre dà fastidio portare gli occhiali pesanti, questi sono super leggeri, ve li mostro anche indossati. Guardate un po' che carini. La particolarità di questi occhiali è che hanno qui il logo proprio intagliato. Infatti, come potete vedere, ecco qui questa particolarità del logo intagliato, sia la scritta che c'è un piccolo svaro
moschino sopra la I, proprio per fare il puntino della I. Sono così in metallo argento, ce ne sono di diversi tipi e la cosa che li caratterizza è anche il fatto di avere questi strass nella parte superiore per dare quel tocco di luminosità, ecco, al viso. Eccoli qui, secondo me sono molto molto carini e perfetti anche per l'inverno perché sono argenti icy, cioè con questi svaroschini, poi secondo me molto molto carini, secondo me perfetti appunto per quest'inverno. In più ci sono anche di diversi tipi, di diversi colori, non sono solo occhiali da sole, ma potete anche prenderli quelli con vetri bianchi se volete avere gli occhiali, anche se non li avete effettivamente di gradazione. Loro sono molto molto leggeri e secondo me versatili anche per questo autunno-inverno. Andiamo avanti ora con due capi, se diciamo completi, che ho preso da una pagina Instagram, si chiama Je Signe Pas. Spero di averlo pronunciato bene. Allora, iniziamo dal primo. Si tratta di un abito, voi non capirete niente, ma letteralmente qui, perché è un abito a vestaglia gessato in questo viola. È un abito appunto con gonna a portafoglio a grembiule, infatti ha le due fasce che si girano in vita per legarla, maniche lunghe, leggermente bombatine, con questo polsino alla fine. C'era anche nero molto molto carine ed sono tutte taglie uniche. Allora, questo è un po' leggerino a dir la verità, proprio di tessuto, e per l'autunno sì, la mattina va bene, ma per la sera no. Procediamo poi con un vero e proprio completo, perché è formato proprio da due pezzi e l'ho indossato, anzi se l'avete visto, se mi seguite su Instagram l'avete visto indossato quando sono andata a Milano. Formato da un pantalone, eccolo qui, in borgogna, proprio come le scarpe, cioè proprio esattamente lo stesso colore e ci vanno benissimo insieme. Se scende dritto, ma ha una particolarità, ovvero alla fine ha questi spacchi che fanno così sì che i pantaloni siano svolazzanti. Hanno anche le tasche, ha l'elastico in vita. È un tessuto che secondo me comunque per l'inverno o l'autunno dovete mettere qualcosa sotto. Io ad esempio ho messo una maglia termica color carne sotto, una maglia in cashmere collo alto sottile, e poi ho messo blazer e questi pantaloni perché altrimenti è troppo leggero. Ha le tasche, anche questa taglia unica, in realtà non è proprio rifinito bene perché fuoriescono un po' di cuciture di qua, di fili, insomma carino sì, ma non credo lo riacquisterei più. Questo ve lo dico perché li ho già provati, ci ho fatto anche l'unboxing su TikTok, li ho provati, li ho già utilizzati e indossati, quindi questi, proprio questi articoli non li ricomprerei se tornassi indietro. E in abbinato c'è lui, che è il blazer, proprio dello stesso tessuto e materiale, è imbottito, cioè ha la fodera all'interno, ma la particolarità del blazer, e per questo io l'ho preso, che all'interno, questa qui l'ho messa io perché c'è la gruccia, c'è una cintura che va stretta in vita e per questo mi piace tantissimo. Anche questo, stessa cosa dei pantaloni, fili che fuoriescono, non tanto fabbricato bene. Anche questo, ecco, non lo riacquisterei se tornassi indietro, però carino, particolare, lo continuerò ovviamente ad utilizzare perché ormai l'ho preso e l'ho già indossato. Anche questo taglia unica, una pecca appunto di questo brand, che fanno solo taglie uniche, fanno tantissimi lanci, poche quantità e taglie uniche, quindi valutate voi un po'. Passiamo ora a un altro brand. In realtà in questo video tra non ci sono più accessori che capi di abbigliamento, perché ora i capi di abbigliamento sono finiti, ma mi piace anche farvi vedere gli accessori perché possono sembrare scontati ma non lo sono. Abbiamo una borsa di Obag. Le borse di Obag, da quando sono piccola, sono super super virali, famose, e questa è la mia prima borsa di Obag. Come potete vedere c'è classico stile materiale del brand, eccolo qui, con il loghetto qui dietro, scritto bag, e invece qui la O. Questa borsa è bella rigida, può essere indossata così, portata a mano, magari così anche a spalla, ma ha praticamente questi bottoni
che si possono sganciare e riagganciare così, e quindi può essere portata a spalla più lunga, insomma come vi sta più comoda. In realtà anche così, come potete vedere, può essere una bella alternativa così anche, non sto scherzando, soprattutto se dovete camminare e così avete le mani libere, bella ancorata a voi, bella da utilizzare anche in questo modo. E abbinate alla borsa, hanno fatto uscire diciamo diverse collezioni in base al colore. Io ho scelto questo nudino marroncino e abbinate c'erano queste scarpe, sempre appunto di Obeg. Allora vi dico già, non hanno niente a che fare con le scarpe di vivaia, perché le scarpe di vivaia sono super super comode, ma appunto se volete delle sneakers marroncine begioline, guardate che belle. Anche loro le abbinate insieme alla borsa su un video su TikTok che vi lascerò proprio in info box. Sono molto molto carine, in pelle, belle morbide. Queste, di queste ho preso il numero 39, avrei dovuto prendere il 40 perché vanno leggermente strettine. Delle sneakers è meglio prendere un numero in più, come vi dicevo prima. Torniamo agli occhiali da sole e abbiamo anche loro. Loro sono gli occhiali di Firmo Optical. Io credo conosciate tutti quanti il brand. Mi piacciono tanto i loro occhiali, sia per la qualità, per il prezzo anche. Per quanto riguarda gli occhiali Firmo, ho anche un codice sconto che è valido per un anno, quindi se ne volete usufruire, ve lo scrivo anche sia qui sopra impressione che in info box. Arriva appunto nella sua scatoletta questa qui in plastica, che però è molto comoda, anche questi li ho portati in viaggio, e in più c'è questa piccola confezione così che non si rovinano gli occhiali, e ho scelto loro, eccoli qui. In realtà ce n'erano diverse colorazioni, ma questi marroni io li utilizzo praticamente ovunque, cioè sono proprio i miei colori, anche per quanto riguarda il body, ed è per questo che ho preso anche le scarpe di vivaia marroni. Ma la particolarità di questi occhiali è che uno, costano poco, due, sono graduati. Questi sono occhiali da sole graduati, infatti potete scegliere potete scrivere la vostra prescrizione, potete scegliere gli occhiali con la prescrizione, e in più anche la distanza delle pupille, c'è un'applicazione, comunque tutto quanto scritto anche tramite il sito di Firmo, e sono graduati. Io cioè veramente credo si possa vedere anche attraverso che siano graduati, per come mi vedete, e niente, cioè super alla moda, in trend, costano pochissimo, e guardate come mi stanno bene, io li amo. Ok, detto questo, andiamo avanti. Anche loro vi ho fatti vedere già su TikTok, li ho indossati anche in diversi look e li ho portati con me a Milano, anche quindi lì li ho utilizzati con quegli outfit, perché sono degli occhiali proprio che stanno bene ovunque. Terminiamo questo video, prima di farvi vedere l'acquisto luxury, terminiamo con il make up. Ho fatto un acquisto su Sephora, vi faccio vedere che cosa ho preso. Abbiamo questo lip oil di Gisu, che è spaziale, super super luminoso, idratante, vi va tutte quante le pieghette, soprattutto se avete le labbra secche, questo è bellissimo, oppure se avete le labbra normali, ecco, senza alcun problema, lo indossate e sembra un gloss super sottile e confortevole, vi va ad idratare le labbra, spaziale. In più ho preso anche questo ombrettino di Too Faced, questa è la colorazione Fairy Dust. Si chiama Disco Crush, proprio l'ombretto. Fatto così, super super luminoso, argentato, ma non troppo, con una punta proprio leggerissima di rosa. Molto molto carino, anche su questo ci ho fatto un video dedicato su TikTok. Ovviamente vi lascio tutti i video riguardanti questi prodotti fatti, ecco, su TikTok. Ve la lascio proprio nella sezione TikTok consigliati in info box. C'è una sezione proprio TikTok consigliati e lì vi elenco tutti quanti TikTok. Infine ho voluto prendere una combo labbra, combo labbra di Fenty Beauty, e infatti abbiamo questi due prodottini, matita, questa si chiama Trees Out 05 Rubba Bounce, ecco qui. Questa combo labbra l'ho diciamo creata fredda, anche se avrei preferito colore caldo, poi non so perché ho preso questo freddo. Infatti ho preso questo Blazed Donut, la colorazione 01 dei Fenty Eye Shine Glow Sticks, eccola qui, questa è la colorazione 01 in questo rosa freddo. Allora, devo dire la verità, hanno un buonissimo profumo, molto molto luminosi, ma affinché sia molto luminoso ne dovete applicare tanto, se ne volete giusto tamponare così non è molto
luminoso, però mi è piaciuta molto questa combo sia perché la matita dura tantissimo, sia perché mi piace questa combo super super fredda creata. Credo di prendere anche lo 02 perché era quello su cui ero optata principalmente, poi ho preso questo 01. E andiamo avanti con Mesauda. Allora, qui ho diversi prodottini, ve li scarto tutti quanti. Abbiamo un primo pennello F07 che è un pennello per le polveri. Quanto sono belli i pennelli di Mesauda. Mesauda è un brand italiano che pochi si calcolano, ma è molto molto bello sia per la qualità dei prodotti, ma guardate qui proprio la bellezza del pack così argentato, ben fatto di questo pennello. Questo è l'F07, super super morbido. Poi abbiamo l'F08, questo per l'illuminante, anche questo super morbido come potete notare. Poi abbiamo un mascara, questo è l'Emphasize di Mesauda, ovviamente, eccolo qui. Poi proveremo tutto quanto insieme in un video TikTok, più video YouTube quando accumulo diversi prodotti. Il Lip Plumper, eccolo qui. Credo sia una colorazione neutra, cioè trasparentina, scopriamolo, esatto. Eccolo qui. E poi abbiamo due polveri. Vi faccio vedere prima questo che è l'illuminante, colorazione 102 Gold Ambition. Pack di Mesauda, sempre stupendi. Wow! No, vabbè, ma percepite la luminosità del prodotto? A parte super loggato M che mi piace tantissimo e non vedo l'ora di provarli. E ultimo abbiamo un blush, credo, colorazione 104 Skips a Beat. Wow, che pack! Bellissimo, questo è argentato rispetto a quello nero di prima. La colorazione, wow, che bel rosso! È una crema colorata fondente, quindi secondo me la potete utilizzare anche sulle labbra, tamponando sulle guance, ovviamente. Bella bella bella. E questi sono stati quanti i prodotti make up ed ora passiamo a lei. Come potete vedere il brand si chiama Prada, cioè il brand è Prada, di questo oggetto che ho preso. Non si tratta di vestiti, ma è un accessorio. Come potete vedere è bella grande. Arriviamo subito al sunto perché ho fatto un video su TikTok in cui l'ho unboxata. Quindi se volete vedere l'unboxing lo lascio lì. Poi in un video invece vlog vi ho spiegato il motivo per cui l'ho presa. Non sono qui a dimostrare niente, cioè non ve lo voglio far vedere perché io ho i soldi. No, assolutamente ho messo i soldi da parte e l'ho voluta prendere perché si tratta di una borsa. Ed è lei, la Crystal, bellissima. Il modello è il Cleo, però si chiama Crystal in questo verde acqua. Mi piace un casino, mi piace da impazzire, trovo che con i miei colori sia perfetta e ha anche la tracolla lunga. È stupenda, ovviamente è bellissima e come potete notare è anche bella piccolina. Io amo però le borse piccoline, non mi porto un granché dietro e questa è la mia prima borsa luxury, cioè prima borsa di lusso di design. È stupenda, io credo potete capire anche dal mio viso, ecco l'emozione. Sì, è un oggetto, vedete, però comunque è un bell'investimento perché si tratta di un investimento dato che ci sono tanti soldini dietro, tanti. Credo che se capite un po' di borse, ecco, sapete quanti. Proprio proprio bella, io la amo, è proprio mia. Ce n'erano diversi colori, rosa che però su di me perde, rosa chiaro, lei verde acqua, c'era quella azzurra e c'era la gialla. Il giallo pure su di me non sta bene, l'azzurro spiccava troppo. Lei si amalgama perfettamente con i miei colori, come si può notare. Bene, ecco, detto questo, concludiamo il video. E questi sono stati tutti quanti i miei acquisti. Vi lascio ovviamente tutti quanti i link in info box e vi lascio anche, vi ricordo anzi anche, il codice sconto del brand Vivaya, brand spaziale, che vi consiglio assolutamente di andare a vedere sia a pagina Instagram che sbirciare sul sito, perché sono scarpe super super comode, veramente, e senza tempo. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Baci!